Buonasera, siamo qui con Federica De Bortoli Ciao. per la serata Star Wars al doppio attore e la voce oltre il buio. Partiamo proprio da Natalie Portman in Star Wars. Come è stato doppiare questo personaggio? Beh, diciamo che è stata una bella eredità e anche abbastanza pesante, perché comunque insomma Guerre Stellari all'epoca aveva fatto il suo grande successo, quindi comunque è stata, poi ovviamente hanno voluto i provini dall'America, c'era molta attesa, quindi quando ho vinto il provino sinceramente non me l'aspettavo ed è stata una bella prova. Certo, non eravamo proprio messi totalmente a nostro agio nel doppiarlo, perché comunque sia non c'erano, insomma, per la pirateria, queste cose così, non si vedeva molto bene il tutto, non c'erano gli effetti speciali, era una copia preliminare, forse preliminare, ancora più preliminare del preliminare con cui di solito doppiamo, e quindi insomma è stato abbastanza difficile. Invece un altro ruolo, diciamo ancora più vecchio, in cui sei rimasta famosa, è quello di Olivia in Bessie l'investito topo. Eh sì, cosa ci può raccontare di quel ruolo, anche se eri piccolissima? Piccolissima, avrò avuto 10 anni, e ancora me lo ricordo, lo feci al Nice, uno stabilimento che adesso non c'è più, con la direzione del grandissimo Renato Izzo, e me lo ricordo come, il doppiaggio di una volta era anche un po' più, diciamo, particolare e impegnativo. Comunque insomma è stata una bella esperienza, poi con Renato, insomma, grande palestra e grande direttore, e mi ha insegnato veramente tanto. Invece un altro ruolo animato molto importante è stato quello di Ducky nella Valle Incantata. Ah sì, è vero, anche quello. Piccolissima, sei andata a prendere proprio le cose piccolissime quando ero piccola. Ducky, anche lì vinsi il provino, la direzione era di Maglio De Angelis, se non mi sbaglio. E anche lì, vabbè, è stata una bella esperienza. Poi con Maglio all'epoca ci lavoravo tantissimo, abbiamo fatto tantissimi film belli, anche Dick Tracy, tutte le manie di Bob, insomma, carino, molto carino. Qualcosa di più recente, Kristen Stewart naturalmente. In Twilight, anche lì tanta attesa, tanta ansia, però alla fine insomma penso che sia andato tutto bene. È un'attrice che mi piace molto fare e speriamo insomma di continuare a farla. Invece chiudiamo un ruolo un po' più simpatico, Tara Reid in American Pie. Ah, oddio, sì, pure quello diciamo che è abbastanza vecchio come ruolo, ci siamo divertiti tanto, purtroppo abbiamo doppiato, se non mi sbaglio, in colonne separate, quindi non siamo stati tutti insieme, però poi alla fine c'è stata una bellissima visione ai villini per gli addetti ai lavori, ci siamo ammazzati dalle risate, non pensavamo proprio, è stata veramente una cosa carina. Bene, ringraziamo Federico De Bortoli e alla prossima. Grazie a voi.